Scosse di terremoto in Croazia e Veneto, sisma avvertito anche a Pesaro. Vaccinarsi è un dovere, l'invito di Ricci nell'incontro col virologo Pregliasco. Scuole superiori dal 7 gennaio, didattica in presenza al 50%. A Fano il trasporto di uno yacht trancia un cavo, blackout in mezza città. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre. Bentornati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Apertura di questa edizione dedicata alla forte scossa di terremoto che alle 12:19 di questa mattina è stata distintamente avvertita anche nella provincia di Pesaro e Urbino. Un violento sisma di magnitudo 6.4 si è infatti registrato nella cittadina di Petrinja in Croazia, a 40 km a sud rispetto alla capitale Zagabria. Danni e devastazione nel paese dove si sono registrati i crolli di diversi edifici. Circa 3 ore dopo, una seconda scossa di magnitudo 4.4 ha avuto epicentro nella provincia di Verona. Terremoto anche in questo caso avvertito da gran parte della nostra regione. Lo stesso governatore Francesco Acquaroli, attraverso un post su Facebook, ha espresso la sua vicinanza al popolo croato in questi momenti terribili già vissuti dalle Marche. E domani all'aeroporto di Falconara Marittima arriveranno 8.775 vaccini anti-Covid-19 destinati al personale della sanità pubblica, privata e delle RSA marchigiane. Lo ha anticipato oggi l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. 1.950 di queste fiale andranno a Fossombrone e saranno destinate agli ospedali di Urbino e di Marche Nord. E intanto oggi il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, in qualità di presidente dell'ALI, associazione nazionale che riunisce i sindaci italiani di centro-sinistra, ha ospitato un incontro online con il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco. Vaccinarsi sarà un dovere e una liberazione. Questo il punto di vista esternato da Ricci che ascoltiamo in questo estratto dell'incontro. Noi abbiamo continuato ad indebitare il Paese per far fronte giustamente ad una pandemia che ha bisogno di interventi sia in campo sanitario che in campo socio-economico immediati. Tutto ciò non può continuare all'infinito e io aggiungo le limitazioni di libertà che ci siamo autoimposti per fronteggiare il virus non possono durare all'infinito. E penso che tutti noi dovremmo avere l'ansia di liberarci dalle restrizioni che ci siamo autoimposti. Per questo noi parliamo di liberazione, cioè della campagna di vaccinazione come una grande campagna di liberazione, perché soltanto attraverso il vaccino noi potremo liberare le nostre città, i nostri comuni e il nostro paese complessivamente da un'emergenza sanitaria, e potremo liberarlo rispetto alle restrizioni che ci siamo autoimposti e potremo liberarlo rispetto alla esigenza di rimettere in moto l'economia e di conseguenza l'occupazione. Le cose stanno insieme. E perché è importante, a nostro parere, ribadire un concetto, il concetto che vaccinarsi è un dovere? Il tema del 2021 sarà in quanto tempo in Italia, a Pesaro, a Roma, in tutte le città italiane arriveremo al 70% di persone vaccinate e quindi all'immunità di gregge. Quello sarà il giorno della liberazione. La tempistica nella quale arriveremo al giorno della liberazione diventa la grande elemento di competizione del 2021. Importante che il governo garantisca un'organizzazione efficace e veloce, e questo ovviamente è la sfida del governo. Ecco, io penso sinceramente che il governo potrebbe entrare in crisi più per questo motivo che per altre bizze di natura politica di queste ore. Ecco, se il governo non sarà in grado di distribuire velocemente il vaccino, credo che si aprirà un problema politico enorme. Incredibile che nel 2020 si siano dei problemi nel fare un qualcosa che nel passato era stato accolto in modo assolutamente positivo, c'era la fiducia degli italiani e non solo nel mondo nelle vaccinazioni, c'erano, se andiamo a vedere negli anni 50, 60, 70, le file
per farsi le vaccinazioni che via via erano a disposizione. Il problema più grosso delle vaccinazioni in genere è questo: se noi abbiamo un mal di denti feroce, siamo disposti a ingurgitare qualsiasi pillola che ci viene prospettata e che abbiamo sotto mano, anche se leggendo nella scheda tecnica, nel bugiardino, che possono farci avere, farci subire degli eventi avversi. E questo, se andiamo a vedere, è un qualcosa che qualsiasi farmaco, anche i farmaci da banco, quelli che acquistiamo senza ricetta, gli antidolorifici, andiamo a vedere, c'è scritto che hanno effetti collaterali ben superiori alle vaccinazioni in genere. Però lì abbiamo una dimostrazione personale di causa-effetto. Il vaccino invece è una scommessa che io devo fare se ci credo a chi me lo dice, in termini di autorevolezza, di sicurezza, del fatto che non sia un complottista, che non sia pagato dalle aziende farmaceutiche per dirmi che fa bene, in un momento in cui sono in buona salute e per fare qualcosa di cui io personalmente nei fatti non avrò la contezza che davvero mi servirà. Perché mai il virus dell'epatite o il coronavirus si farà vedere nel momento in cui cercherà di infettarmi. In mezzo a questo si inserisce appunto una difficoltà complessiva nel percepire la gravità di questa malattia, che ha un suo particolare, come dire, pesantezza e diffusività, proprio perché è una malattia banale. È vero, la gran parte dei casi di infezione decorrono in modo asintomatico. Però sappiamo che il 7% e forse anche un po' di più, perché non riusciamo a avere la contezza dei numeri effettivi di questa malattia, finiscono in ospedale, lo 0,7% in terapia intensiva, e la metà di chi finisce ad oggi in terapia intensiva purtroppo decede. Questo è l'elemento. E ora la pagina degli aggiornamenti su Covid-19 nel nostro territorio. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.229 tamponi, 2.653 nel percorso nuove diagnosi e 1.576 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari al 19,1%. Sono infatti 508 i nuovi casi di contagio in regione, di cui 194 nella provincia di Pesaro e Urbino. Nella giornata di ieri si sono registrati anche 11 decessi di persone contagiate da Covid-19. E ora cambiamo argomento, perché dal 7 gennaio le scuole delle Marche torneranno alla didattica in presenza al 50%, una ripartenza che coinvolgerà anche i trasporti, come ci spiega il prossimo servizio. In tutte le Marche dal 7 gennaio tornerà la didattica in presenza nelle scuole superiori. Si torna però al 50% della capienza di ogni istituto, con le classi che a rotazione si alterneranno fra banchi e didattica a distanza. È quanto deciso dal tavolo di confronto fra ufficio scolastico regionale, prefettura, sindacati e Regione Marche. Aspettando i prossimi DPCM, probabilmente a metà gennaio, si sceglie dunque una soluzione intermedia. Scongiurata infatti l'ipotesi del doppio turno con due turni d'ingresso scaglionati a distanza di 2 ore. Rimandato però il ritorno della didattica al 75% come inizialmente ventilato. Una soluzione che mal si sarebbe conciliata con le difficoltà del trasporto pubblico scolastico nel garantire le capienze ridotte sugli autobus. L'intenzione è però di avvicinarsi a quel 75% e anche le aziende di trasporto scolastico Adriabus e AMI dal 7 gennaio monitoreranno la situazione per comprendere come conciliare un complesso gioco di incastri. Intanto si ricomincia con la stessa dotazione di mezzi con cui si erano interrotte le lezioni il 3 novembre. Dai dati forniti alla prefettura sarebbe emersa la necessità di 80 autobus in più in caso di doppi turni ora scongiurati, ma serve comunque una implementazione che le aziende di trasporto cercheranno di far salire a 22 autobus aggiuntivi che porterebbero il parco macchine provinciale a 307 mezzi. Una soluzione per scongiurare il sovraffollamento degli 11.000 ragazzi che ogni giorno vanno a scuola in autobus su un totale di 16.700 studenti della provincia. E ora torniamo a parlare del quartiere Santa Veneranda Pesaro, perché nei giorni scorsi è partito il primo intervento chiesto dai residenti e dai consiglieri di quartiere, il posizionamento della strettoia di via Bonini, una misura per ridurre la velocità dei mezzi che transitano nell'area, in attesa che arrivino risposte anche per le altre richieste formulate dai cittadini. Ce ne parla nell'intervista la consigliera di quartiere Roberta Baldi. La strettoia in via Bonini è il primo intervento
che ci hanno accordato dopo la petizione che abbiamo depositato 2 anni fa. Si tratta chiaramente di una strettoia volta a rallentare il traffico. Un intervento che hanno chiesto i residenti, e chiaramente tutto è sperimentale. Cerchiamo di dare ascolto a quello che sono le esigenze di questo quartiere veramente dimenticato. Speriamo che venga ben accolto. Ricordo chiaramente che è in via del tutto sperimentale, per cui chiedo anche un po' di pazienza, perché questa cosa chiaramente vorrà un po' di tempo per essere, diciamo così, aggiustata. E chiaramente questo è solamente il primo intervento. Ricordo che c'è da sistemare il ponte di Via del Rio, fatiscente, pericoloso. Ricordo la rotatoria, vabbè, lì abbiamo alcune cose ancora da sistemare, sono faccende burocratiche che speriamo di poter risolvere. Ricordo lo stabilizzato del parcheggio in Via del Rio, ricordo il potenziamento della segnalettica, importante, l'illuminazione. E poi volevo chiedere se, ancora un'altra piccola cosa, i nostri amici a quattro zampe sono importanti e noi vorremmo un posticino anche per loro. Qui i cani purtroppo non hanno modo di passeggiare come vorrebbero, quindi direi mettiamoci una zampetta sulla coscienza, grazie tesoro, e pensiamo anche a loro. Di verde ce n'è tanto, questo è un quartiere sfortunato, ma altrettanto fortunato perché ha tanto verde intorno, e un piccolo spazio per loro penso lo si possa dedicare. E adesso ci spostiamo a Fano, dove questa mattina, durante il trasporto su strada di uno yacht di 35 metri, l'antenna del radar dell'imbarcazione ha urtato un cavo dell'alta tensione tranciandolo. L'episodio è avvenuto in via Roma attorno alle 11.30, causando prima un fragoroso boato e poi un blackout di corrente elettrica che ha coinvolto mezza città di Fano. L'episodio è avvenuto a pochi passi dalla caserma dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti senza dover nemmeno attendere la chiamata di pronto intervento. E a Pesaro invece 2 mezzi dei Vigili del Fuoco e un'ambulanza sono intervenuti questa mattina alle 9 in via Pasolini in zona Celletta. Un'anziana residente al quarto piano è infatti rimasta vittima di un infortunio in casa e, impossibilitata a muoversi, ha allertato i soccorsi, che sono potuti intervenire con l'autogru, che è salita all'ultimo piano dell'edificio, consentendo di aprire un varco dalla porta finestra del terrazzo e consentendo i soccorsi all'interno. È morta a 68 anni Claudia Felicita, titolare assieme ai 2 figli di Bagni Lallo, stabilimento balneare di Viale Trieste, molto noto ai pesaresi. Così come molto conosciuta era la signora Claudia, che da qualche anno lottava contro problematiche di salute. Il funerale si terrà domani alle 14.30 nella chiesa dei Cappuccini. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, che vi ricordiamo di inviarci al nostro numero di redazione 370-366-7210. Oggi vi mostriamo il video inviatoci da un nostro telespettatore che riguarda le operazioni di pulizia nel quartiere di Soria. Scuola Dante Alighieri, zona Soria, Pesaro. Questa è la scuola Dante Alighieri, zona Soria, Pesaro. Quello che ci si ritrova tutte le mattine, anche peggio, perché questa mattina ha pulito un collaboratore un po' la strada, che qui non passa mai nessuno, foglie su foglie, buche su buche. E l'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo ha approvato il bilancio di previsione finanziaria 2021-2023. Nella prossima intervista realizzata da Andrea Sabatini, il presidente dell'Unione, Palmiro Occhielli, ci spiega il piano di investimenti predisposto nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Fare un bilancio con i conti in ordine è già stata un'impresa, diciamo, quasi impossibile, nel senso che abbiamo approvato con una larghissima maggioranza un bilancio che chiude il 2019 con i conti in ordine e fa una previsione 2021, speriamo abbastanza realistiche, perché si chiama appunto bilancio di previsione,
in una fase di difficoltà dei comuni che fanno parte dell'Unione, di difficoltà quindi dell'Unione e diciamo di incertezza anche sul piano dei trasferimenti da parte della Regione soprattutto, mentre la Toscana e l'Emilia Romagna mettono una barca di risorse sulle unioni di comuni, sulle fusioni. Nelle Marche non mi pare che ci sia questa volontà politica istituzionale e diciamo dal punto di vista del trasferimento delle risorse statali che ahimè sono molto contenute, quindi diciamo che è stato importante riuscire a far quadrare i conti, a mantenere i servizi, a mantenere aperto tutti i servizi e a pagare gli stipendi con una situazione di normalità. A gennaio ridefiniremo obiettivi e strategie dopo gli stati generali che abbiamo tenuto a Montecicardo con un piano strategico insieme all'Università di Urbino, ad altre realtà territoriali, ad altre esperienze anche in giro per l'Italia, sperando insomma di avere il vaccino, di aver superato il Covid e di poter progettare il futuro con più ottimismo, più fiducia e più speranza. Una nuova realtà dove produrre musica e ospitare concerti dal vivo non appena sarà possibile. E questo è l'obiettivo alla base dei nuovi studios di Spazio Uebo, i cui contenuti arriveranno presto anche su Rossini TV, come ci racconta nella prossima intervista Michele Panzieri, che è uno degli ideatori di questo nuovo progetto. Abbiamo realizzato degli studios, una cosa che volevo fare da tempo, che al giorno hanno un'attività, la sera si sviluppa in un altro modo, al giorno l'idea è che già in corso è quella di produrre musica, di fare musica, quindi dischi, contenuti in streaming, live su un palco generosissimo, enorme, con tutta la strumentazione insomma, necessaria, anche in super avanguardia, perché abbiamo batterie elettroniche di ultima generazione che hanno... tutto il mattino guardavano la conferenza stampa la batteria, ma non è una batteria vera, cioè ai fusti sembra, ma in realtà è elettronica, quindi hai pieno e massimo controllo dei suoni, sintetizzatori e tutto quello, tutto il necessario. E la sera invece diventa appena possibile un locale per live, che ospita live, concerti, c'è un hospitality, camerini, tantissimi comfort per i musicisti e parallelamente avevamo realizzato questo posto così grande e con queste attrezzature per ospitarci anche una micro cucina non destinata al pubblico ma alle band, ad esempio, bagni con docce, c'è un hospitality enorme, per realizzare delle residenze artistiche e quindi dove un artista può soggiornare tranquillamente giorni e creare una sua opera senza spostarsi da qui, quindi nella concentrazione, nell'intimità più totale. E l'idea c'era da tempo, la cosa dello streaming, l'operazione streaming l'ho velocizzata adesso per i motivi che sappiamo, sono contento di poter collaborare anche con Rossini TV e poter diffondere i contenuti che faremo, che sono da mini documentari monografici su artisti che stiamo realizzando, a delle vere e proprie jam session filmate e documentate, alle preparazioni dei dischi backstage di quando incidiamo dischi, a dei live proprio in streaming che con attrezzature tra telecamere in action e fisse, insomma, filmo e poi diffondo. Stavo pensando anche a un format televisivo legato a un programma, uno show televisivo corale con più persone sul palco, come era il Maurizio Costanzo Show, il Roxy Bar di Red Ronnie, in chiave moderna, oggi today per i giovani, quindi fatto dai giovani per i giovani. Ci stiamo ragionando, dopo come sapete bisogna, tu fai un progetto, poi devi sempre coniugarlo con il DCPM della settimana, quindi aspettiamo insomma. Unica cosa che manca infatti è un'inaugurazione, il sì. Periodo sicuramente è quello che è con le misure di sicurezza e quindi anche il rinvio dell'apertura di questo spazio web, che però l'augurio è quello che arrivi il prima possibile insomma. Sì, aggiungo una cosa, non sono un amantissimo delle inaugurazioni, mai stato. Pensa che anche il Circolov, quando abbiamo fatto il Circolov 10 anni fa, non feci l'inaugurazione, mi piace
costruire, partire e poi dopo un po' mi piace realizzare una bella festa, quando è già collaudato. Sono poco formale, quindi tutte le formalità un po' mi imbarazzano e quindi forse un'inaugurazione vera e propria non la faremo. Però appena possibile sicuramente organizzeremo Vittorio on the day, Topazio Perlini, Toto, Ruben Camillas, come volete chiamarlo, è il responsabile del palinsesto, del calendario, insomma, dei live, l'aveva già realizzato, abbiamo dovuto interromperlo, appena possibile lo tornerà a sviluppare, quindi avrete presto notizie anche dei live, insomma, in person, come si dice. E concludiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di sport, perché la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha ingaggiato la guardia americana Gerard Robinson, 31 anni, ex giocatore di Roma. Robinson si era svincolato dai capitolini dopo il ritiro dal campionato della Virtus. Con lui un accordo fino al 15 febbraio, rivalutabile in base al rientro dell'infortunato Franz Massenat. Ricordiamo anche che domani la VL tornerà in campo per la partita di recupero in casa della Virtus Bologna alle 18:15. Subito dopo ci sarà anche la conclusione dell'anno sportivo dell'Ital Service, che alle 20 sarà impegnata in trasferta sul campo veneto del Came d'Osson. Partita che, come sempre, potrete seguire in diretta esclusiva su Rossini TV. Concludiamo le notizie sportive parlando anche della Vis Pesaro, che ha ufficializzato una formula di rimborso per i suoi 439 abbonati, che a causa della pandemia e delle limitazioni dei DPCM sono potuti entrare allo stadio in una sola partita. Dall'11 gennaio gli abbonati riceveranno dei coupon con i quali ricevere gratuitamente dal Macron Store di Via Furiassi una maglia da gara ufficiale della Vis Pesaro o in alternativa maglietta e pantaloncino dell'allenamento. E ora la prima serata su Rossini TV. Questa sera alle 21:15 potrete seguire lo speciale sulla quinta edizione dell'iniziativa Alla Mensa del Popolo, evento promosso dall'organizzazione Produttori della Pesca di Fano, Marotta e Senigallia, in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Santa Marta di Pesaro, questa sera alle 21:15. Come annunciato poco fa, vi ricordiamo poi l'appuntamento sportivo di domani sera, invece mercoledì 30 dicembre, a partire dalle ore 20 in diretta, l'Ital Service sfiderà in trasferta il Came d'Osson. Domani sera lo sport in prima serata alle 20. L'ultimo appuntamento che vi ricordiamo invece è previsto per giovedì 31 dicembre a partire dalle ore 23, in diretta il Capodanno di Fano su Rossini TV, lo spettacolo di Capodanno dal Teatro della Fortuna, sconcerto delirico, in cui saranno protagoniste l'Orchestra Sinfonica Rossini e il San Costanzo Show, per una serata di auguri, risate e grande musica. Quindi giovedì 31 dicembre questo appuntamento per salutare il 2020 in diretta dal Teatro della Fortuna di Fano. E questo era davvero l'ultimo avviso. Vi ricordiamo che l'informazione torna poi puntuale domani mattina in diretta alle 7:20 con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.